Eccoci qua, nuova settimana, nuovo video di The Sneakers Unboxing. Qui è sempre Valentino di Supersport e andiamo a scoprire cosa c'è oggi nella nostra box. Oggi siamo in casa Jordan, andiamo a presentare una novità, la Jordan 270 Mars o Air Jordan 270 Mars. Allora, cosa di particolare questa sneaker? Allora, questa sneaker è un altro ibrido di casa Nike come società, perché Jordan è un marchio del gruppo Nike come gruppo. Una scarpa che però richiama quello che è stato una combinazione storica del marchio Jordan, quella di Michael Jordan e Spike Lee. Michael Jordan e Spike Lee hanno lavorato per diversi commercial. Famoso è lo slogan "It's gonna be the shoe" per la commercializzazione della Jordan 5, della Jordan 5. Quindi, perché è stata rimessa in mezzo questa collaborazione, questa unione tra due dei maggiori esponenti della cultura sneakers e urbana a livello globale. Questa sneaker è stata disegnata da quello che è il figlio di Spike Lee. E la sneaker è un ibrido da quelle che sono diverse serie di Jordan, ovviamente tutte quante legate agli inizi di Michael Jordan, Jordan 1, Jordan 5, Jordan 4 e Jordan 6. Quindi anche le Jordan dei primi titoli di MJ, le prime Jordan della sofferenza e le prime Jordan dei titoli. Tornando a noi, bolla d'aria 270 visibile, ripresa proprio dalla Air Max 270, logo Mars sul laterale, presenza dello swoosh e quindi rievocazione alla Jordan 1, il puntale che ci richiama alla Jordan 1, i fori per i lacci che ci richiamano alla Jordan 5, la parte posteriore della scarpa che richiama ovviamente alla Jordan 6, logo Jumpman che richiama comunque quello che è l'azienda, il brand nel particolare, logo Jumpman che troviamo anche sulla suola. La tovaglia è realizzata in un nabuc, in un camoscio, abbiamo le traforature qui sul laterale, una linguetta dove troviamo un Jumpman applicato sopra, scritta Mars sulla soletta e il Jordan che richiama anche in questo caso la Jordan 4, però nel caso opposto, nel caso della Jordan 4 il Jordan è applicato nel verso opposto. La scarpa è molto interessante, a me piace molto, è molto simpatica e soprattutto la colorazione è strafiga. Questo nero che va in contrasto con lo swoosh grigio, ma soprattutto tutta la parte posteriore che richiama anche un po' la Jordan 4 Chaos, che vedeva proprio questa suola glow in the dark, quindi che si andava ad illuminare al buio e diventava questo verde che un po' ricorda il verde degli alieni, quelle esperienze là. Scarpa da provare subito e da vedere come sta al piede. Quindi, detto questo, andiamo a vedere l'on fit della Mars 270. Opinione a caldo sulla Mars 270, scarpa molto comoda, comunque già siamo abituati ad indossare il sistema, la bolla d'aria a 270, fit, quindi la calzata è giusta, perfetta. In questo caso io ho provato un 44 e l'ho visto leggermente grande. La scarpa non scappava per un solo motivo, perché è molto stretta tutta in questa zona. Questa zona dove troviamo la scritta 270, questa zona va a applicare un poco di pressione che può dare all'inizio fastidio, ma è un fastidio che è sopportabile e quindi con l'abitudine passa. La scarpa risulta molto figa ai piedi e bella, è una bella scarpa. Air Jordan 270 Mars passa il test con risultati super positivi. L'unboxing, la review e l'on fit di questa sneakers è terminata. Da Valentino e da Supersport è tutto. Non dimenticate di seguirci su Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Da parte nostra è tutto. Ci vediamo la settimana prossima con una nuova sneakers.